a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. Direi che è giunto il momento di completare l'ultima missione chiave di questo sesto capitolo. L'ho tirata fin troppo per le lunghe. Qua c'è un barcologio che richiede il rango C. Beh, io direi di fare il barcologio che richiede il rango C. Perché, oh, non sia mai che scopriamo qualche oggetto buono, tipo qualche moneta per la slot che non fanno mai schifo. Ah, scopriamo uno dei sigilli di Tree. Beh, questo era ovvio. Ma c'è qualcosa, ovviamente c'è un oggetto. Ah, una moneta e una stella che non fa schifo. E nient'altro, sigillo di Tree e basta, ok. Prendiamolo un po' sto sigillo. Poi questo è bello grosso, proprio si vede. Invece gli altri non si vedevano. Alcuni sono davvero nascosti bene. 24, rango aumentato 1. Ah! Certo, che poi Valdoro Alta, dimmi viale acquisti, no? Cavolo, a saperlo l'attivavo l'altra volta. Dentro allo Yorozumato? E che ci sta qua dentro? Ah, buongiorno. Benvenuti, posso esservi utile? Ah, i detective yokai, prego, accomodatevi. Lasciate che vi spieghi la situazione. Ultimamente i negozi di viale acquisti sono vittime di alcuni furti. Beh, se è un viale acquisti è normale. Purtroppo anche il mio super più rientra fra questi. Ma chi è che va a rubare in un combini? Andare a rubare al combini? Quanto devi essere morto di fame? Non, per forza, se vai a rubare al combini, penso che stai messo proprio male. Qualche sera fa ho sentito un urlo provenire dall'interno. Tutti i dolci esposti erano spariti nel nulla. Quando poi siamo andati a controllare i video delle telecamere, era come se ci fosse qualcosa di invisibile a rubarli. Anche il negozio di dolci e il negozio di caramelle sono stati derubati. Non è che potreste andare voi a controllare? Va bene, ma potremmo andare direttamente dentro al magazzino, no? Sì, arigato gozaimashita anche a te. No, come devo andare sopra ora? Ma sì, indaga sopra più durante il giorno, ok, ma mamma mia. È il negozio della nonnina Edna! Certo, non si chiama Edna qui. Se fosse davvero nonnina Edna, allora sarebbero yokai. Vi serve qualcosa? I furti o sopra più di Tesino ho sentito parlare. A dire il vero, anch'io sono una delle vittime di questo fantomatico ladro. Ogni tanto sento delle voci provenire dal negozio, anche quando sono sola. Non sei matta, tranquilla. Ho anche provato ad urlare per vedere se uscivo allo scoperto, ma niente. È davvero strano. Mi chiedo chi si nasconde dietro a tutto questo. Signora, se glielo dico, però deve promettere di non urlare, eh. Cioè, mi ha messo i negozi più lontani possibile, ma io dico. Ah, però c'è la signorina qui, salve. Volete qualche panino alla crema? No, solo brioche alla panna. I furti si è successo anche a me. Una sera ho sentito dei rumori dentro il negozio. Quando sono entrato tutto il mio adorato pane morbido era sparito. No. Sulle prime ho pensato che fossi stata io. Sì, però. Certo, sei mangiata. Come ci fa a venire in mente? Sono stata io, come? Poi mi sono resa conto che non avrei mai potuto derubarmi da sola, perché sarebbe difficile da realizzare. In ogni caso, sembra che il ladro prenda di mira solo nei negozi di dolciumi. Mi chiedo se tutto questo finirà. Voi siete detective yokai, giusto? Forse riuscirete a risolvere il mistero. Farò il tifo per voi. E non abbiamo nulla in mano, solo a un tizio a cui piacciono i dolci. Finito. I furti di dolce avvengono esclusivamente di notte. Ti pareva? Ma esisteranno yokai ghiotto di caramelle, secondo voi? È l'unica soluzione possibile. Beh, entrambi i titolari hanno sentito dei rumori, in effetti potrebbe essere. Non c'è tempo da perdere, dobbiamo fermare questo ladro. A momenti mi spavento. Perché ride? A proposito, Wisnian, tu eri amico del titolare del negozio di dolci, no? Torniamo da quella donna dopo l'orario di chiusura, forza. Praticamente ora mi devo mettere qua a dormire e aspettare che arrivi la notte. Ma stiamo proprio qua vicino, guarda. Fregate, e che è? Ah, ho capito chi è. Che cosa sta succedendo qui? Questa caramella ha un aspetto delizioso. Già, sembra molto buono. Forza ragazzi, abbuffiamoci. A quanto pare abbiamo mangiato roba di colpevoli. Ehi, voi tre! Siete stati voi a derubare tutti quei dolci? Chi è che urla? Oh no, ci hanno scoperti. Che cosa? Caspita, non ci voleva. Uno, due, tre occhi, belli. Inseguiamoli, va bene. Però, Toma, non mi conviene. Ma allora, io mo non vorrei dire nulla. Bruno, posso capire che tu sia concentrato su quei tre mascalzoni. Ma è possibile che non vedi lo yokai gigante che è davanti? Anche gli altri non sembrano molto colpiti. Finalmente vi abbiamo raggiunti, fermi dove siete, ladruncoli. Aspetta un secondo, Bruno, guarda là! Beh. Aiuto, che paura!
Ma quello non è Tonnacchio del negozio di sushi? Beh, ora non mi sembra il tempo della presentazione, dobbiamo sconfiggerlo. Forza, iniziamo la battaglia. In effetti, meno male che se ne sono accorti gli altri. Cioè, o meglio, Toma un attimino dice scusa, Bruno, guarda che non va bene. Ma Tonnacchio che ce la fa? Che è arrabbiato per caso? È arrabbiato un pochettino, ma giusto un po'. Vabbè, l'avrei. Ah, sì, però mi ha fatto il. Ok. Ho schivato o no, una cosa del genere. Non ho ben capito se. Perché stavo a vita piena, quindi non dovrei aver schivato in teoria. Però mi è comparso lì un simbolo, non lo so. Quindi non è che ho letto. Ah, ma carico l'attacco io. Grande Shogunian, bravo. Ah, bene. Giusto, buono così. Invece no, questo spara solo. Forse se lo potenzio posso caricarlo. Allora, la vita sta ancora bene, non mi lamento. Andata. Ma a volte non me ne accorgo quando li sconfiggiamo così velocemente. Da, ta, ta, ta. Ok. E questo è fatto. Finito? Pare di sì. Ah, bene, ce l'abbiamo fatta. Ah, eccomi tornato ragazzi, vi chiedo scusa per l'accaduto. Non so cosa mi sia preso tutto in un tratto, spero che stiate bene. In ogni caso, grazie per avermi aiutato a tornare in me, vi sono debitore. Nessun problema, siamo felici che sia tutto risolto per il meglio. Ma ora pensiamo ai tre mascalzoni. Torniamo a voi tre, ci avete scoperti a quanto pare. Io sono Mono Sguardo, Bisguardo al vostro servizio, tu sei Trisguardo? Ovviamente. È un piacere conoscervi. Caspita, non avrei mai pensato di trovarvi in un posto come questo. Per caso li conosci, Cole? Sì, io e il trio di Centocchi salvammo la vita a Cole qualche tempo fa. Ah, era Summer che parlava, però sembrava. Wow, certo che avete avuto tutti delle esperienze incredibili. Per quale motivo avete rubato tutti quei dolci? Oh, ma non li abbiamo rubati. A dire il vero ci sono stati regalati. Da quella ragazza laggiù per l'esattezza. Isabella? No, io non li avevo regalati ad un drag. Un attimo, eravate voi? Qua gatta cicova. Beh, non mi sorprenderebbe. In fondo gli yokai sono in grado di trasformarsi. Però loro non controbattono. Oh, quei dolci erano deliziosi. Vorremmo tanto mangiarne altri. Ragazzi, rubare è sbagliato, non fatelo mai più, intesi? Tornando a noi, ora che abbiamo scoperto che sono stati loro, hanno rubato e sbagliato, puoi dirlo forte, grazie amico, e ci fanno il regalo. Artigli del demone. E anche la chiave. Ah, certo, saranno utilissimi loro. Ah, Osomura so sì! Aspetta! Aspetta però. Può essere che abbia un nuovo potere perché. Non è che ce lo dice, eh. L'altra volta il potere che avevamo con Zuke e con Cole non è che ce l'hanno detto. Cole sì, ma Bruno no. Bruno non ce l'hanno detto che aveva il potere di Zuke, nonostante la spada fosse doppia e dovevo capirlo, ma. Ovviamente l'ho scoperto, ma comunque. Artigli affilati, onigiri a salmone e mela candita. E ora si fa un po' di storia, amici. Si va avanti per davvero. Che giornata stancante, sono davvero a pezzi. È vero, ma non trovate anche voi che sia appagante aiutare gli altri? Sì. Sì, e ormai sempre più cittadini fanno affidamento su di noi. Beh, dopo tutto siamo noi gli agenti della giustizia. Come contraddire? Quanto vorrei avere anche uno Yokai Watch a lottare con voi. Non dire così. Il tuo aiuto si è sempre rivelato comunque prezioso, Isabella. Come ha aiutato Bruno esattamente? Ovviamente so che Bruno vuole essere carino con lei, anche se in realtà non ha fatto nulla. Ma ci sta, dai. Eccola qua, è arrivata. Buongiorno, anzi buonasera. Allora. Quindi lei è la principessa, forse. Anche se lei continua a negare tutto. Ben fatto, Alphonse. Sono contenta di vederti qui come stabilito. Che poi è sempre lo stesso tetto che loro due già usavano, ma fa niente.
Ogni vostro desiderio è un ordine, principessa. Vedo che la tua fedeltà nei confronti della tua principessa non è diminuita. È lei, è lei. Anche se so canonicamente che il sangue degli Oni scorre in un'altra persona, ma il gioco poi ce lo dirà per forza. Scusate l'intrusione, mio signore, ma ora dovremmo proprio andare. Oh, giusto, la prossima spada, finalmente. Senza le 5 spade la principessa non potrebbe riacquisire il suo potere. Spade? E lei non ne ha idea. Che cosa? Ma chi è veramente lei? Grazie dell'aiuto di Alphonse presto riavrò tutto il mio potere. Ora ascoltatemi attentamente tutti e due. O preferite che la principessa vi punisca per sempre? Vai pure avanti, abil guerriero. Io ti raggiungerò appena possibile. Toi. Oh, Wisnian! Isabella, che cosa hai in mente? Bravo, Wisnian. Così mi piaci, sempre attento. Cosa? Isabella è sul tetto della scuola con Alphonse? Sì, si sta comportando in modo molto strano e non capisco perché. Forse è stata rapita. Se così fosse, non possiamo perdere altro tempo qui. Dobbiamo salvarla. Bene, Wisnian, è tempo di entrare in azione. Forza, andiamo. Siamo quindi con Bruno per forza ora. Eccoci qua. Ah, ma sono tutti quanti lì già? Come mai? Aspetta che apro un attimo Traspec, sai com'è. Aspetta che è pioggianna nuova, forte. Interessante. Cioè, del futuro intendo. Bruno, finalmente sei arrivato. Wisnian ci ha raccontato tutto. Mi sembra che siamo arrivati tardi, sul tetto non c'è più nessuno. Non possiamo arrenderci così, forse si trova ancora all'interno della scuola. E ora che siamo tutti qui possiamo iniziare con l'indagine. Dovremmo fare attenzione però a questo posto pullula di yokai. Prima cosa suggerirei di cercare qualche indizio qui intorno. È un'ottima idea, forza entriamo nella scuola. Siamo con Bruno, giochiamocela con Bruno. Pioggia Rihanna, certo. Ma cerchiamo qualche indizio qui intorno, no, dobbiamo entrare, detto. Eccoci qua, guardalo. Addirittura una nube benefica. Bello. Questa fa bene, amici miei. Ah, dobbiamo entrare qui dentro, a quanto pare. Sì, però se io volessi andare tipo di qua prima. Ah, mi fai andare tranquillamente, gioco? Ok, grazie. Non perché voglio vedere dall'alto, ma perché voglio vedere se c'è qualcosa da prendere. E ovviamente non c'è. E voglio buttarmi. Uno non può neanche buttarsi in tutta tranquillità. Ma che gioco è questo? Oh, ma che è sto schifo di gioco? Vabbè. Appena entriamo. Da sopra no, però da sotto sì. Siete sicuri che Isabella sia qui da qualche parte? Si vedeva anche da fuori, Ma quelli sono Isabella e Alphonse. Isabella! Bruno, ragazzi, che cosa sono quelle facce spaventate? Ti stavamo cercando. Avevamo paura che fossi in pericolo. Beh, a dire il vero non ricordo come sono finita in questo posto. In ogni caso, non sapevo sapere che stai bene. Quindi eravate davvero preoccupati per me. Mi dispiace, ragazzi. Nessun problema, piuttosto vedo che sei diventata amica di Alphonse. Amica? Io non sono amica di nessuno, men che meno di questo insistente ragazzino. Bello, oh. Isabella, che cosa ti succede? Arachnia? Arachnia? Come dovrà interpretare quell'urlo io? Proprio gutturale. Oh, scusatemi, vi ho spaventati. Sapete, questa è la mia vera forma. Cosa? Isabella, è uno yokai? Mi dispiace deluderti, ragazzino. Ora non stai parlando con Isabella. Mi presento. Io sono Arachnia. Che cosa? Quindi non sei la principessa? Lasciami andare subito! Come hai osato usarmi in questo modo? La pagherai molto cara! Mio dolce Alphonse, il tuo aiuto si è arrivato molto prezioso per me.
Le ho rubato le forze. Ma non voglio che tu ti senta solo. Chi di voi vuole fargli compagnia? Se dice ara ara, le cose sono davvero gravi. Ragazzi, che cosa ci fate qui? Professore? Ara? Voglio immaginare che abbia detto Ara perché si chiama Arachnia. Voglio immaginare che l'abbia detto per questo, ok? L'ha detto perché si chiama Arachnia, Ara. Beh, vorrei dire che sarà lei a far compagnia ad Alphonse. Aia, gli altarini vengono a galla. Cosa? Il professore era in realtà Abby Guerriero? Non è possibile, ma che sta succedendo? Pensi davvero di riuscire a contrastarmi? Io no, ma noi sì. Ora stai esagerando. Ma non riuscirei a catturarci. Ragazzi, con me! Oh, quindi non era il momento ancora di affrontarla? Strano. Allora, Abby il Guerriero, ora ci devi un po' di spiegazioni. Che poi noi, bravi come siamo, se ci avessero detto fin dall'inizio o stiamo cercando una principessa, ci date una mano, noi avremmo detto certo, perché no? Bene, qua siamo al sicuro. Non ringraziatevi. Abby il Guerriero, perché ci hai aiutati? Semplice. È compito del professore proteggere i suoi studenti. Sì, più o meno. Potete anche non credermi, ma ora abbiamo altro a cui pensare. Se non salveremo Isabella e Alphonse, Arachnia li divorerà. Tuttavia non riuscirò a sconfiggerla da solo. Il suo potere è troppo forte. Inoltre, se la coscienza di Arachnia prendere sopravvento su Isabella, la sua vita cesserebbe all'istante, senza possibilità di tornare indietro. Dannazione, non possiamo lasciare che ciò accada. Non c'è ragione di preoccuparsi. Sono disposto a darvi una mano. Ecco a voi la chiave per arrivare alla celebre ascia degli oceani Xuanhu. L'ascia degli oceani Xuanhu? A quanto pare si dice Xuanhu, quindi non ho proprio sbagliato. Perché mi ricordavo che la X si legge tipo Sh. Ma non stavate cercando anche voi delle spade? Questi non sono affari vostri. In ogni caso dobbiamo sbrigarci, altrimenti non riusciremo a salvarli. Quindi quella chiave ci porterà ad un'altra spada leggendaria? Ha detto che è un'ascia. Ma se non supererete una prova non potrete prenderla. Allora avete deciso? Volete questa chiave oppure no? Ragazzi, direi di accettare. Voi che dite? Ottimo. D'ora in avanti questa chiave appartiene a voi. Fatene buon uso. Chiave Torre Marina. Siete voi che correte il rischio di intralciarmi piuttosto. Si livella. Bene, quindi è qua sotto. Ottimo, non ci resta che... Avevo l'impressione che fosse lì, però qua... No, 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 no. Il sigillo di Tridammi prima. Sai, c'era una luce sospetta. Numero 59, il rumore dell'acqua. Alcuni poi ti dice dove trovarli, ma altri no, quindi è un po' difficile capire tutto. Io praticamente li sto trovando a caso, i sigilli di Tri. Non è che sto seguendo le piste che mi dà... Rango C, ci siamo. Ottimo. Però per il prossimo capitolo mi sa che ci vorrà il rango B. Attraversare il portale per la Torre Marina? Andiamo, ma concludo qui l'episodio perché, beh, voglio che ci sia un episodio a parte solo per la Torre Marina, perché sarà sicuramente come i Monti Gemelli. Bella! Ma è uno yokai! Che figata! È una tartaruga gigante! Bello! I pesci fantasma, che figata! Caspita, che luogo particolare! L'ascia degli oceani Xuanhu si trova in fondo a questa stanza. Ci conviene prepararci al meglio per la prova? Xuanhu sarà un osso duro. Forza, non perdiamo tempo, troviamo la spada e salviamo Isabella! Che bello! E c'è anche un Traspec nel caso. Dov'è? Ah, mamma, davanti agli occhi ce l'avevo.
E vedo gli yokai lì che se la giocano e se la Mm. cillano come par a loro. Sarà un nemico? Sì, nemici, nemici e tutto. Ah, oh, là c'è anche un tonno. Bene, bene, allora direi di salvare. Bene, direi allora che l'episodio può terminare qui. Nel prossimo, mi sa che si può livellare ben benino. E poi ovviamente prenderò anche l'ascia contro il boss della torre, torre marina. Io vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate tutti quanti i link utili e ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye!